Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Vi ricordo che per tante ricette senza glutine potete andare a visitare il mio sito internet www.laceliacadellettena.com. Vi ricordo che alla fine di questa videoricetta, se vi è piaciuta, potete lasciarmi un like o un commento. Oggi andremo a preparare una torta nata verso gli anni 70 negli Stati Uniti e si è diffusa tramite i social anche da noi. Sto parlando della poke cake senza glutine, la andremo a fare all'arancia e cioccolato. Per questa ricetta occorrono: in una ciotola andiamo a mettere 3 uova e poi a noi li andiamo a lavorare con 150 g di zucchero semolato bianco. Ovviamente più o meno ci vorranno 3 minuti perché verranno chiare, gonfie e spumose. Azioniamo le fruste elettriche. I 3 minuti, quindi adesso le uova sono chiare, gonfie e spumose. Adesso mettiamo un attimo da parte lo sbattitore elettrico. Adesso andiamo a grattugiare la buccia di un'arancia. Mi raccomando, grattugiate e evitate di grattugiare la parte bianca, perché sennò darà al gusto della torta un gusto amaro, amarognolo. Una volta che abbiamo grattugiato tutta la buccia di un'arancia, andiamo sempre a mescolare con le fruste elettriche. Adesso aggiungiamo il succo di un'arancia, più o meno sono 100 ml di succo d'arancia. Adesso andiamo a mettere pure 100 ml di olio di semi. Io in questo caso ho utilizzato i semi di girasole, ma fate voi. A questo punto andiamo ad incorporare un po' per volta 250 g di farina senza glutine. In questo caso io ho utilizzato il mix per dolci della Nutri-Free, ma utilizzate quella che vi piace di più. Andiamo ad incorporare una bustina di lievito per dolci. Mi raccomando, anche questa deve essere senza glutine. E andiamo sempre a mescolare con le fruste elettriche. Adesso prendiamo una teglia, uno stampo da 26 da 24 centimetri. Andate a foderarla solo il fondo, però solo la base, con della carta da forno e andate a spennellare con dell'olio di semi la parte dei bordi, così la vostra torta non si appiccicherà. La spennellate un po'. Adesso potete versare il vostro composto della torta all'interno. Adesso potete infornare la torta in forno precedentemente riscaldato a 170 gradi, modalità ventilata, per 35 minuti. Una volta sfornata la nostra torta, la facciamo un po' raffreddare. E nel frattempo che la torta si raffredda, andiamo a preparare la nostra copertura al cioccolato, ovvero in un pentolino andiamo a mettere 200 ml di panna, ovviamente per dolci. La portiamo ad ebollizione e andiamo ad aggiungere 100 g di cioccolato fondente. Una volta che noi riscaldiamo per bene, anzi deve essere bollente la panna, andiamo a mettere 100 g di cioccolato fondente e lo andiamo a fare sciogliere per bene. Adesso che si è sciolto e fuso il cioccolato, la copertura al cioccolato è pronta per essere messa nella torta. E ora vi spiegherò il modo in cui noi metteremo questa copertura di cioccolato.
Una volta che la nostra torta si è un po' raffreddata, andiamo adesso a praticare dei fori, a bucherellarla con un cucchiaio di legno, in questo modo. Andiamo a fare tanti forellini. La particolarità di questa poke cake è che non c'è bisogno di andare a tagliare la torta, ma una volta che abbiamo praticato i forellini, andiamo a versare direttamente sulla torta tutto il cioccolato, così tramite i nostri buchini penetrerà dentro la nostra torta il cioccolato. Adesso andiamo a livellare per bene. Una volta versato tutto il cioccolato, la facciamo raffreddare per altri 15 minuti e poi la sforniamo e possiamo andare ad aggiungere anche per abbellirla delle gocce di cioccolato, della granella di zucchero, quello che vi o anche dei riccioli di cioccolato. Date libero sfogo alla vostra fantasia. E voilà! La poke cake senza glutine all'arancio e cioccolato è pronta per essere gustata. Buon appetito! Un bacione dalla celiaca dell'Etna e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine, tutta per voi. Adesso tagliamola. Vediamo se è farcita dentro. Et voilà!